Kabai significa letteralmente bicchiere asciutto. Questa è la parola da usare per brindare alla giapponese. Un po' come il nostro cin cin. Non dite mai cin cin a un giapponese, perché suona come pisellino detto da un bambino. Ricordatevi poche regole per fare una bella figura durante un brindisi. Non servitevi mai da soli. A riempire il bicchiere deve essere sempre un altro commensale. Questo dimostra ospitalità e empatia nei confronti dell'altro. Evitate di tenere appoggiato il bicchiere sul tavolo. Sollevatelo con entrambe le mani mentre vi viene versato il sakè o qualsiasi altra bevanda. Rivolgete la vostra attenzione verso chi vi sta servendo. Mostrate rispetto. Il primo giro di bevute fatelo tutti con la stessa bevanda. La persona più giovane serve quella più anziana. C'è qualcuno di importante, che so, il vostro capo? Abbassate leggermente il bicchiere al di sotto del suo, così che il suo sia quello più in alto di tutti. Cercate con gli occhi i vostri compari di bevuta. Alzate il bicchiere, fate un leggero inchino verso chi ha chiamato il brindisi e finalmente brindate. Kanbai! Siate cortesi, non buttate giù tutto d'un fiato, bevete a piccoli sorsi.